non sono più riuscito ad avere, non mi faccio raccomandare per questa cosa, perché mi sembra una cosa stupida. E sono, io non, una volta solo l'ho portato, ma c'era un problema grave per cui ho portato la macchina di nuovo. Poi vengo sempre senza macchina. Ma non è che perché vengo senza macchina regno qua e prima ci aveva rubato la faccia a Bruno, poi ci aveva rubato la faccia a Martello. No, non c'entrano niente loro con questo, assolutamente. Innanzitutto qualcuno deve intervenire, su questo pure segnalare. Poi c'è un altro problema grandissimo, perché tu lo sai che Linosa dice una volta che c'è la casa, Linosa non è Lampedusa, dove arriva 100 kg di carne non può arrivare un camion da 480 euro e caricarlo sulla carne, che già hanno reclamato e non hanno avuto nessuna notizia, anche per la farmacista non può avere pure le medicine. Quali interventi avete fatto su questo? È da un bel po' che si lamentano, non ho visto nessun intervento, io anzi vi potrei dire quello che non avete fatto. Altro che lancio gatti morti, vi posso lanciare i topi morti a Lampedusa per via Roma, per la piazza, dappertutto, le buche che ci sono davanti all'aerostazione. 50 piedi di betume ci vuole per aggiustarli, non è che ci vuole una grande somma. Non so cosa rispondere, l'organo a cui ti devi rivolgere è la prefettura, che dà i permessi con molta facilità. L'amministrazione comunale della Lampedusa Rivosa non c'entra niente su questo, quindi è un tiro sbagliato. Passiamo. Allora. La discarica con la discarica con la prefettura, allora teniamo tutta la prefettura, così non ci veniamo, nemmeno faccio presente più dal consiglio, non vengo più a questo punto, e così mi chiede direttamente come cittadino vado a reclamare al prefetto. Già l'ho fatto con la radio, lo provate a fare voi, e dopo sono pure terrorista. Poi la benzina, Andrea, la benzina ancora non c'è. Cosa avete fatto per la commissione? C'è finito, l'abbiamo fatto lavorare con il capo. Dov'è la commissione per la benzina? Ti siete tutti, diciamo, e tu stiamo interessando. Penso che il periodo sia proprio quello meno indicato, perché siamo in periodo estivo e normalmente se tu vai alla regione d'inverno non trovi nessuno, immagino di stare a quella giorno. Giorno 6 ci darà il collaudo, avevo la commissione, non lo sapevo io, quindi... Quindi giorno 6 ci sarà il collaudo. Ti sei chiaro, giorno 6. Sì, prego. Naturalmente dirò solo che forse i lampedusani non sanno, ma che i cittadini di Linosa e il consigliere Herrera sa benissimo, cioè che l'amministrazione comunale ha veramente, lo sa tutta l'Italia, che questo sindaco ha sfidato la compagnia delle isole con un attacco molto pesante, chiedendo, dicendo che c'è intenzione di costituirsi in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni sull'ennesimo episodio che ha segnato pesantemente la vita e l'economia di queste isole proprio nella settimana prima di Ferragosto. Quindi ne approfitto, diciamo, per parlare con i lampedusani, perché Herrera queste cose le sa benissimo e le utilizza esclusivamente per demonizzare e condurre una campagna denigratoria e di aggressione che nulla ha a che vedere né con le funzioni di consigliere comunale né con l'esercizio normale della politica. Se la nave è la stessa, la nave va a Linosa e a Lampedusa, e uno fa la battaglia per la nave, mi pare, diciamo, del tutto ovvio che la decisione della Compagnia delle Isole di saltare al ritorno, al ritorno da Lampedusa verso Porto Empedocle, la sosta su Linosa era una decisione della Compagnia dettata esclusivamente per ragioni di orario. Come ben sapete, ci sono stati giorni in cui gli orari sono slittati di diverse ore in avanti, tant'è vero che alla fine della settimana si è dovuta effettuare un salto per poter recuperare l'orario regolare, quindi partire di mezzanotte e arrivare fino a mattina. E quindi era una decisione
della Compagnia delle Isole, dettata da ragioni oggettive contro cui abbiamo protestato, sia nei confronti della compagnia che chiedendo interventi alla prefettura, facendo tutto quello che è nelle umane possibilità e nei doveri di un'amministrazione comunale. La commissione di collaudo era stata stabilita per il giorno 11 agosto, il collaudo dei serbatoi e del distributore. La commissione non è potuta andare per mancanza dell'ingegnere, dell'ispettorato delle dogane, che non sono tantissimi, ed erano tutti in ferie, non è stato possibile, ma questo il consigliere Vera lo sa. La prima data utile in cui tutti e tre gli enti che devono partecipare al sopralluogo, Regione Siciliana, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ispettorato delle Dogane, è il 6 settembre, la data è già decisa, quindi mi sembrano al solito motivazioni assurde. Quali erano le altre cose? La riscafo che cessa. Allora, la riscafo su Porto Empedocle cesserà le corse a partire dal 10 settembre, e quello per Linosa comincerà a fare il viaggio a giorni alterni con Linosa piuttosto che i collegamenti quotidiani. E questo è un risultato dei tagli che ha fatto la regione sui trasporti, e che erano ben noti, diciamo, che vengono prima delle elezioni addirittura, erano giochi che si erano fatti già nei primi mesi del 2012. Insieme agli altri sindaci abbiamo fatto diverse riunioni all'assessorato regionale dei trasporti per batterci su questo punto. Devo dire che le isole Pelagio sono quelle meno penalizzate di tutti, ma solo perché noi eravamo al minimo sindacale, quindi non ci potevano tagliare nulla. Avevamo un solo riscafo con la Sicilia e un solo riscafo tra Lampedusa e Linosa. Ci sono isole che hanno diverse coste e con diversi tra di loro per collegare le isole tra di loro, e diversi collegamenti con la terraferma. C'è per esempio Lipari-Palermo e Lipari-Napoli, no? E a volte ci sono isole lì nelle Eolie che hanno a distanza di 5 minuti l'uno dall'altro agli scafi che effettuano corse per le stesse destinazioni, tant'è vero che uno dei due poi parte vuoto, quindi hanno tagliato maggiormente in queste isole dove probabilmente sprechi se ne erano fatti, e a noi hanno ridotto i periodi, invece di iniziare a maggio si è iniziato a giugno, e invece di finire il 20 come gli anni precedenti hanno tagliato 10 giorni. Nonostante ciò, e nonostante sappiamo che diciamo che non ci sono fondi, i tagli sono stati effettuati proprio per questo, abbiamo protestato, scritto e alla fine abbiamo chiesto anche alla compagnia di effettuare come a proprie spese il servizio, diciamo, di farsi sia autorizzare dalla regione, e questo obiettivo diciamo, la regione autorizza i viaggi in più che Ustica Line farà. Naturalmente la compagnia effettuerà sicuramente viaggi anche con mezzi più grandi per quelle date in cui l'afflusso sarà sicuramente numeroso. Le date di età, stiamo tentando per le date della festa